Torna in latte. Cosa c'è di più bello di due amici, di cui uno ha 40 e passa anni, e un altro che ne ha 50 e passa, che si svegliano la mattina, si mettono davanti alle rispettive finestre dei propri camper e si fanno così, Dio caro, cioè è bellissima sta roba. Cioè, è un po' come se tu fossi un campo di fiori, coi fiori che stanno appassendo, no? Perché così vuole il clima, capisci? Ma nonostante tutto questo decadimento, forse non solo biologico, ma condotto e forzato dai fattori esterni, c'è sotto questa pianta rigogliosa di gioventù che ancora vuole crescere e soprattutto fare così anche altri. Morire per delle idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta. Perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. È vero che non vado a fare il food blogger là, però siamo in tel camper da Thomas, non siamo in un'attività che lui mi fa Certo, siamo pagare il lunghi, eh. pranzo, anche perché i bisi e mi. Questo Via, per io porto via. raccontarti un No, manca uno, quello. pezzo della mia cultura, della nostra cultura, del Veneto, ossia un piatto, una tipica ricetta culinaria, semplice ed economica. Si chiama risi, che sarebbe il riso al plurale, esatto, e bisi. I bisi sono i piselli. Basta, niente di eclatante, è semplicemente una roba tipica. Eravamo quattro amici al bar, e se è vero? Uno, una, due, tre, una, quattro, su. Mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede, dicendomi peraltro in separata sede: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Questa era una bella casa da. Ragazzi, c'è anche il computer! L'Olivetti d'epoca! Cavolo, è che i miei amici, oltre a rubarmi la bici, non vogliono entrare qui. Queste pampini voi non le conoscete, si chiamano musicassette. Praticamente da qui usciva la musica, cioè non proprio da qui, dovevi metterla dentro un lettore. Noi li chiamavamo Walkman, in realtà no, Walkman era un po' come dire iPod, era un modello di lettore della Sony. Poi ha preso il nome, un po' come dire Nutella, per Nutella si intende tutta la cioccolata, no? Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non han più corso il giorno dopo. Ora se c'è una cosa amara, desolante, è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Consiglio a tantissime ragazze di fare una capatina qua, di solito restano un paio di mesi, cioè ogni anno. Questo perché non è tanto solo un presepe, ma è una ricostruzione storica della città di Valdobbiadene e dintorni, quindi pianizie. Prima che ci si dimentichi, sei all'interno di Villa Cedri a Valdobbiadene. Pensa che nelle mappe, ossia su Google Maps, la trovi addirittura come presepe artistico di Villa Cedri, sei proprio contrassegnato il presepe nelle mappe. Per il prossimo anno segnati la data che è dal 14 dicembre al 2 febbraio. Ehi, pulisci le scarpe prima di entrare in casa mia. Benino, prego, non fate come foste a casa vostra. Lo stile che avevo io quando avevo la prima sonda. Beh, è bello adesso. Dicono che all'interno
all'interno della villa c'è anche l'ufficio dell'UNESCO. In genere al tavolo, non so, ma ci deve essere qualche inaugura, probabilmente inaugurano l'ufficio che dicevo prima della Confraternita. Sono rimasto piacevolmente scombussolato dal fatto che all'uscita nessuno ha una domanda a Sky. Cioè, di solito qualsiasi cosa fai, no? In giro per il mondo. Sì. E ti domanda sempre Sky. Soprattutto se robe turistiche, no? Qualsiasi... Ma sarà offerta libera comunque. Ah sì, era l'offerta libera. Ah, manco mai, mi pareva mica, manco i Sky. Vedi che io avevo predetto che voi sareste arrivati qua, avreste toccato, avreste detto la vostra sui materiali e tutti qua. Tipo i vecchi qui, guarda i cantieri. Ho capito? E tira fuori vita, morte e miracoli, vedi tu? Perché ti dico sempre, ragazzo, che siamo fatti bene o male tutti la stessa pasta. Pensa che su sta villa qua c'era entrato quando era abbandonata, secondo me più di 3 anni fa, è ancora in costruzione. Cioè, a me mi passaria voglia, Dio caro, dopo 3 anni che sono di aspettare a me casa che è ancora in costruzione. A Butteso, la casa di Laura, anche a me voglio una roba del genere su Pulmì. A casa di Yuri, eh sì. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. Ti sarai chiesto, ma come faccio in camper ad avere una sedia con le rotelle? Semplicemente ho cambiato le ruote, ho messo quelle con i blocchi. Utile anche per quando ti parcheggi storto. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali? E il vecchio che si porta già i fiori sulla tomba, vedendole venire dietro il grande stendardo, pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta.